Dite cagate. Ciao ragazze. Allora, stiamo andando alla volta. Era più bello il mio all'inizio. Vestiti molto fashion. Siamo vestiti da Chirichetti e Davide. Così. Vabbè. Allora, stiamo andando alla Vogue Fashion Night. Vestiti da Chirichetti. Vestiti da Chirichetti. Abbiamo un Chirichetto, un Sindino. Sindino, chiedo scusa, un Petunia. Ci stiamo guardando tutti gli episodi di Harry Potter, ma stasera il ragazzo qui a fianco voleva rimanere a casa a guardare un altro Harry Potter. Io, sebbene non abbia mai amato così tanto la gente in Duomo e la Vogue Fashion Night, comunque non l'ho mai vista in vita mia, ho detto cavoli, andiamoci per una volta, che non è che se usciamo di casa sentiamo un po' d'aria fresca moriamo. Quindi l'ho convinto con durissime tentativi che insomma ci hanno portato a litigare, e lei mi ha chiesto scusa poi, giustamente. No, tu hai chiesto scusa a me perché è stato lui. Comunque, stiamo andando quindi alla Vogue Fashion Night Out. No, amore. No, la giro così? La giro di qua. La giro di là. La giro di su. Boh, piano. Vai, tranquillo. Mamma mia. Oppala. Nel frattempo, mentre siamo in questo locale pieno di musica, mi sono già sbattuta la testa. Cioè, mi sono già sbattuta la testa. Cioè, ho preso. Ma tu fai scuola di edizione? No, sono incoglionito, te lo giuro. Dai, adesso sei bruttissimo. Sono abbastanza pessimo. No, sì. Non sei fashion. Perché non me ne frega? Guarda che sei verde. Sei verde come il muro. Professore, allora ripeto. Sto guardando Harry Potter e ripetere. Harry Potter. Ho scritto qui in studio per vincerla la Coppa con le grandi orecchie. Più di 12 direi come carta erotica, tendenza un po' la. Stiamo andando in Duomo. Ormai sono le 9:05. I miei amici non lo sanno, c'è Fabri e la Nadia che mi aspettano molto bene. Non arriverà mai, sarà pieno. Fashionissimo il Chirichetto. Beh, tu sei fashion, no? E quindi se sei fashion sei intelligente. Bene, mentre Davide discute con la sua prof incontrata alla Fashion Week, cosa imbarazzante che mi sta succedendo. Cioè, lui che discute con la prof, io che cerco la Nadia, che non ci sarà mai, molto bene. Meglio Harry Potter, la penso comunque così. Cindy, i tuoi amici ti hanno abbandonato. Ma mi hanno abbandonato, sì. In casa, Cindy, Harry Potter ci aspetta. Harry Potter ci aspetta, sì. Dai, però buona. Guardate la Nadia, che cambiamento fisico, cioè è diventata una modella, cioè dimagrita un sacco, è diventata bellissima. Vabbè, non che prima fosse brutta, però Nadia sta dimagrendo troppo, non va bene. Grazie. Non ti vogliamo vedere come modella alla Fashion Week, noi ti vogliamo vedere coi muffin in bocca come eri una volta. Bene. C'è Davide Downs. Davide sta cercando Andrea in tutti i modi possibili. Ci stiamo perdendo qua, ragazze, c'è un macello, non vi farò vedere niente perché sarà impossibile farvi vedere qualsiasi cosa. Siamo da Alcott, ma come vedete palloncini. Io volevo trovare quelli di Debbie, ma qua mi sembra che è impossibile. Cioè, non è possibile proprio penetrare al di là, cioè non è possibile. Ci sono solo palloncini. Fabrizio l'abbiamo perso, è andato a beccare i palloncini, ma a me sinceramente il palloncino non mi interessa niente. Allora, noi siamo entrati ovviamente da una sottospecie di H&M. Cos'è questo H&M? Non lo so. Come sei bella, Nadia, con questo rossetto rosso, ti sta benissimo. Sì, siamo acquirenti fedelissime noi del negozio. E bene. Ma poi dobbiamo tornare dietro. Nadia, tutto ok? Guarda qua. Sto guardando. La Nadia l'abbiamo definitivamente
descrivervelo facendovi vedere un attimo. Io non ci volevo venire. A dire cagate. Guardare la Cindy ubriaca. Non è vero. No, Nadia, sei tu che sei ubriaca. Ma non è vero. No, mi prego, mi capisce che la Nadia è ubriaca quando dice sei ubriaca agli altri. Esatto. La Nadia per autoconvincersi del fatto io sono ubriaca dice agli altri tu non sei a posto, tu sei fuori. In realtà l'unica fuori è lei. Nadia, come ti senti? Stanchissimo e fuori. Ora che siamo in metro e guardate in metro che cosa c'è. Cioè, questo è solo per il ritorno in metro. Ragazze, è spaventoso. Ribocciata per sempre. Non ci verrò mai più. Non farò mai più una cosa del genere. Ma voi dovete che Davide è proprio la faccia. Cosa hai da dire, Davide? Wingardium Leviosa. Non dico proprio niente. Bene, siamo appena tornati da Leroy Merlin e abbiamo preso tutte queste cose. Per fare la scatola magica. Fare, vabbè, questo home is where the heart is. Ho lì esploso una ruota o ho preso dentro la mano? Bene. Bene. Il botto che avete appena sentito è perché a un camion sono appena esplose le ruote e mi sono cagata addosso, ragazzi. E ho paura ancora di andare di là. Ho veramente paura. Bene, comunque, dopo questo incidente di passaggio. Sì, ma dillo che mi volevano sparare, sono sfuggito. Sì. Abbiamo preso. Sono sfuggito! Delle cose per decorare. Sì. Ma tutti e tre? Tutti non lo e tre so. Gli scoppi? Due scoppi. Dai, minchia, li dovevi riprendere tutti mentre basta, io li buttavo tra le fiamme. Basta, ti che salvavo. Disgrazie, queste disgrazie qua che succedono. Ok, dobbiamo incollare questo qui. Quel muro lì che qua c'è un po' storto mi sa, ma è bello. Piace sì, bene si rialza sto coso. On the goal. Vuoi vedere come possiamo andare? Non se ne va? Non se ne va. Rimarrò cromata tutta la vita. Yeah. Ecco come ci si riduce a fare bricolage. Dunque, i primi strati con la carta da parati sono stati effettuati. Ora, volevo fare la cromatura sulle parti bianche. Ma per fare la cromatura sulle parti bianche io voglio fare lo strato, livellare tutta la superficie con colla vinilica e carta igienica. Giovanni Mucciaccia usava la carta igienica per qualsiasi cosa, quindi una ragione c'è. Quindi queste parti bianche qua che sono rimaste qua, poi vediamo di incollarlo con la colla a caldo. Queste parti bianche le livelliamo tutte con degli strati di carta igienica, anche la parte superiore che andranno poi cromate. E qua vediamo di mettere tipo della seta per gli angoli per farlo più bello. La seta. Alla fine abbiamo fatto meno di metà del lavoro, ma comunque sia, continueremo nel prossimo vlog forse, o forse no, sempre in questo, no, comunque continueremo. Vi farò vedere magari il risultato finito senza continuare il tutorial, il bricolage, eccetera. Poi se esce una cosa decente, magari faccio un'altra scatola lo stesso metodo e vi faccio vedere come si fa. Se esce proprio una schifezza mi vergognerò e insomma, non ve la farò mai più vedere. E avevamo arrivato dopo che fanno anche la presentazione a scuola. Allora vanno dal vecchio, fanno anche la presentazione a scuola. Ma chi era il vecchio? Il vecchio è quello, no, ci stiamo guardando Harry Potter e Principe Mezzo Sangue. Ce lo stiamo guardando tutto da una settimana, tutte le puntate, perché ce l'avamo un po' persi, tutti gli episodi, tutte insomma, le stagioni. Ma cavolo si chiama? Non si chiama le stagioni? Tutte i film. E questo qua chi era? Era il vecchio che è grande allenatore di maghi, che aveva allenato sia Sirius Black che... Buonanotte, raga. Buonanotte. Io oggi ho anticipato che forse se esce una bella roba con la scatola ve la faccio vedere, se proprio esce una... Ma la scatola diventerà una figata. Diventerà una figata, quindi ve la farò rivedere. E se funziona, se viene benissimo, vi giuro che vi faccio il tutorial su un'altra scatola che... Potremmo regalarla. Sì,
Sarebbe una figata. No, stavo scherzando, taglio questo pezzo. Ciao. La seconda. Dai.